finalmente il Presidente del Consiglio ha preso atto che le proposte che aveva avanzato Italia Viva sul metodo di lavoro sono proposte assolutamente positive, perché come sapete è scomparsa tutta la questione sulla governance che si voleva portare con un emendamento in legge di bilancio, ed era scritto sul testo che ci era stato consegnato e quella parte non c'è, e finalmente si incomincia a discutere con i numeri e nel merito dei vari progetti. Oggi abbiamo avviato questo confronto, abbiamo posto delle questioni, ci siamo riservati di poter presentare un nostro documento sulla base di quello che ci è stato consegnato ieri sera, perché stiamo discutendo di 207 miliardi di euro che devono essere utilizzati per risolvere i problemi di questo paese e anche individuando delle priorità. Abbiamo posto per esempio una domanda: se nel documento che ci è stato consegnato ieri sera continuano ad esserci solo 9 miliardi per la sanità, e noi sappiamo che nella sanità ci sono grossissimi problemi dal punto di vista delle strutture, dal punto di vista del personale, perché non si riflette sulla possibilità di utilizzare i 37 miliardi del MES che hanno minori condizionalità rispetto a quelle che prevede il recovery? Domanda alla quale noi pensiamo di dover avere una risposta, ma insieme a questo stiamo facendo un lavoro puntuale con i nostri gruppi, che sapete sono impegnati anche nell'approvazione della legge di bilancio alla Camera e settimana prossima al Senato, e quindi ci riserviamo qualche ora di tempo, qualche giorno, in modo da poter mandare un documento più puntuale proprio di proposte che noi avanziamo, e su questo poi bisognerà fare una sintesi, come è doveroso fare da parte anche del Presidente del Consiglio.